Bella a tutti ragazzi. Doc sembrava su di giri al telefono. Che sta succedendo? Ok. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato domenica. Spero stiate bene. Ci aveva chiamato il dottor Octo. E andiamo un po' a vedere cosa ha bisogno. Secondo le mie fonti, la polizia ha individuato nei demoni i principali sospettati per l'attentato al municipio. Se fosse vero, ritiro quanto detto sull'innocenza di Spider-Man. Perché in effetti, nel migliore dei casi, sarebbe da ritenere corresponsabile. Pensateci, è stato proprio il frettoloso arresto di Wilson Fisk a creare il vuoto in cui i demoni si sono insinuati come un veleno. Ogni azione comporta sempre una conseguenza, amici miei, ma Spider-Man continua a non capirlo. Perdonami. Ok, ci siamo arrivati. Ok, andiamo. Equipaggiamenti disponibili. Vediamo un po' cosa ci abbiamo. Ok, allora. Facciamo centrifuga, che dite? Ma sì, dai. Ah no, prima dobbiamo fare zona pericolosa, facciamo. Ok, stiamo facendo un nuovo inizio. Ah, dobbiamo sbloccare questo oggetto di sfida. Senti come mi sono impalato. Allarme piccione. Vieni, no. Non ti faccio niente. Pigliamo al volo. Ok. Ho quasi al completo. Rosa si è appena ricongiunta con il resto della famiglia. Mi fa no, piacere. Troppo in basso. Conosci bene i tuoi amici pennuti, eh? Abbastanza. Ma la vera esperta in materia era Sandra. Sandra? Oh, mia moglie. Beh, dille che ha degli splendidi animali. È morta. Oh, certo. Non mancherò, Spider-Man. Grazie ancora. Sempre allerta, eh? Ok, andiamo. Ehi, dottore. Ciao, Peter. Un attimo e sono da te. Wow. Guarda qui che roba. Chissà se posso stampare in 3D un lanciaragnatele. Perché non ho mai provato? Beh, ci stavo. Oh. Beh, proviamone uno al volo. Mi chiedo cosa avesse in mente Doc. Allora, questo sicuro qua. Questo sicuro qua. No, e questo è sicuro qua. Semplice questo. Magnifico. Un altro potenziale materiale di contatto per le protesi. No. No. No, no. Questo qua è sbagliato. Perché questo che va qua sotto, ok. Questo va qua sotto, no. Questo va qua. Questo va qua. No, scherzavo.
abbastanza sicuro che questo va qua. Questo va qua. Ok. Perfetto. Preciso. Ah, un reticolo polimerico di idrogel. Promettente. Sarebbe un'eccellente interfaccia. Ok, dai, andiamo a vedere un po' doc. Qua che c'è? Parker, finora ci siamo concentrati sulle protesi artificiali e le abbiamo connesse ai nervi recisi per riprodurre le funzioni degli arti perduti. Ok. Ma se invece creassimo qualcosa di mai visto, qualcosa che scaturisca dalla mente, affranchiamoci dai corpi con cui siamo nati e sprigioniamo il formidabile potere delle nostre menti. Mm. No, no, no! Perché continuo a ripetere lo stesso errore ancora e ancora? Quante notti insonni in questo laboratorio. Per fortuna Doc fa sempre scorta di cibo. Vorrei che le patatine al formaggio non finissero mai. Mm. Sembra quasi una hit di BBK. Dovremmo davvero organizzare meglio gli spazi di lavoro. Per fortuna Doc mi ha lasciato tenere qui la mia roba dopo lo sfratto. Ah, Peter, ho visto che annoti i nemici di Spider-Man. Buona idea. In questo modo è più semplice. Vulture è il più scaltro della cucciolata. Non abbastanza da scampare tre ergastoli, ovviamente, ma pur sempre un tipo sveglio. Fisca, mi mancherà quella smorfia crudele. Electro è stato il primo vero supercriminale della mia carriera. Prima di lui c'era solo gentaglia in costumi improbabili. Ma Electro ha segnato una svolta. Una grande svolta. Nel corso del nostro ultimo incontro, Scorpion si è offerto di mostrarmi l'interno del mio cranio. Simpatico wow. Come al solito. Ci sta. Se è vero, ma giusto. Tragedia a parte, l'attacco al municipio potrebbe avere risvolti positivi. L'indice... Doc ha un'ossessione malsana per Norman. Tragedia a parte, l'attacco al municipio potrebbe avere risvolti positivi. L'indice di gradimento di Norman sta crollando. I cittadini cominciano a capire che il loro amato sindaco pensa solo a se stesso. A volte serve una sciagura per cancellare le menzogne. Per svelare al popolo la vera natura del mostro che hai letto. Doc ha un'ossessione malsana per Norman. Metodo di rinforzo strutturale interessante. Il muscolo, l'organo. Beh, ci sta. Che penso che abbiamo guardato tutto, andiamo a fare. Dove ha preso questa attrezzatura? Sono chiesto qualche favore e qualche prestito. Mi sento come se stessimo ricominciando dal principio, ma stavolta andrà diversamente. La nostra prima cavia volontaria, il caporale Texidor, ha perso un braccio in guerra e non desidera altro che riabbracciare la figlia. Beh, ci sta anche. Si è dato da fare. Ed è solo l'inizio. Fino ad ora guardavamo alle protesi dalla prospettiva sbagliata. Perché limitarsi a restituire alle persone le funzionalità perdute quando addirittura potremmo migliorarle? Ok, così dovrebbe andare. Vai a vedere. Pronto?
Che figo però. Tutto bene. Accidenti! È tutta colpa tua, Norman, dannato figlio di... No! No, no, mi dissocio, cioè, dai. Così, proprio... Immagino gratis. Che non avrà il suo voto. Scusi, faccio pessime battute nei momenti meno opportuni. Non era male, Parker. Sono io che ho esagerato, in verità. No, tranquillo. Si fermi. Qui sistemo io e preparo tutto per un altro test. Beh, a farti una bella birretta. Ascolti, scusi la domanda, ma tra lei e Norman non corre buon sangue? Eravamo colleghi al college, siamo diventati amici. Abbiamo fondato un'azienda. Volevamo entrambi cambiare il mondo, ma in modi diversi. Ma si riferisce alla Oscorp? Viene anche da me il nome Oscorp. All'epoca ci chiamavano i due O, gli Os. E aggiungi Corp e beh, il gioco è fatto. E che accadde? L'ossessione di Norman era la genetica. Ha avviato... etico. Opportuno. Beh, è finita in tribunale. Ho chiesto una liquidazione, ma i soldi non sono durati. Da allora vivo di finanziamenti. Se questa idea non funziona... Ma no, vedrà. Provo a sistemarlo io. Preparo il caffè. Effettua una verifica sull'unità di controllo. Deve essere in corso. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. No, il circuito va reindirizzato. Ok, qua ci mettiamo un più 3. Più 5. No. Però scusami, ripristiniamo un attimo solo. Successo la cosa? Ma no, raga, ma c'è stato un bug. Oh, a te l'onore questa volta. Ma no, è buggato. Ci siamo. E ora l'interfaccia neurale. È molto lavoro da fare da solo. Ce la farà? Credo di no, visto com'è andata oggi. Io sono ancora disoccupato. Ma i fondi sono... Lo so, non importa, troverò un modo. Non contano i soldi quando cambi il mondo. Ma un mondo migliore. Chiamata persa da MJ. Dottore, devo andare. A dopo. Non preoccuparti, Peter, il lavoro può attendere. Questo prima cos'è? No, non puoi andare. Ok.
Ehi, scusa, ho perso la chiamata. Ci sei per cena? Avevo chiamato per un altro motivo, ma d'accordo, ne parleremo a tavola. L'offerta di cucinare per te vale ancora? Ah, sul serio? Beh, il rischio è il mio mestiere. Sono ancora fuori, ma passo al supermercato e ti avviso appena rientro. Perfetto, a dopo. Cena a casa di MJ. Aspettative al minimo. Questa volta non posso fallire. Mi renderò utile mentre attendo la sua chiamata. Ok, devo vedere. A parte che vabbè. Ok, così se lancia la Nintendo ci abbiamo bello potenziato. E tutte le cose che si possono potenziare le potenzio per bene. Non abbiamo sbloccato nessun costume, vero? No. Però, visto che ci siamo, compriamo qualche costume. Tipo questo. Anche il negative, che secondo me è molto figo. Beh, sono tutti comunque bei costumi, raga, come visto Spider-Man. Momentaneamente manteniamo questo. Allora, a mappa come siamo messi? Ci manca uno. Oh, qua c'è una missione secondaria. Cioè, iniziamoci ad avviare qua. Però bisogna essere lontani. Proviamo uno spostamento rapido. Giusto per vedere un po' com'è. Ah, proprio così. Ok. Cos'è quel fascio di luce blu? Ah, il faro, ok. Con me, ma io non voglio complimenti. Avrei preferito sbagliarmi. O meglio ancora, speravo che gli uomini. Yuri, ho trovato un cantiere di Fisk. È pieno di instancabili e disonesti lavoratori. Crea dello scompiglio. Se qualcuno segnala i disordini, posso mandare le volanti. Scompiglio? Mi piace lo scompiglio. Pericolo. Sicuro. Sono dei mastini. Me la sono cavata perché non è un poliziotto. Per me è lo stesso. L'ho sfangata con sei mesi. Saranno stati i piccioni. Chi è là? Dai, è andato tutti e tre. Ragnatele! Occhio a spalle! Nessuno può sfuggirmi! Johnny, sei tu? Sicuro, dai, vai, vieni su anche te.
Tieni gli occhi aperti. Meglio andare a controllare. Nessuno. Benissimo anche te. Chi è là? Dormi a bene. Nonna. Dai, su. Chi è là? Oh, accidenti, aiuto! Non era quello l'intento, comunque, vabbè. Fatti una dormita. Grazie per te. Granata! Impedito di andare in giro! Trappo in alto! Sparpagliatevi! Quello potrebbe essere un problema. Vediamo cosa sai fare. Dobbiamo tenerlo a terra. Non hai speranze, amico. Prendiamolo. Verrai con noi, vivo o morto. La avvisca in galera, ma i suoi uomini gli sono rimasti fedeli. Beh, ancora un altro, poi si può giocare bene. Non ti fermi mai. Ok, ora giochiamo un po'. Yuri. Spider-Man, ho appena controllato. Quel quartiere è stato invaso da banconote false. Contraffazione. Un'arte è quasi scomparsa. Farò il possibile perché si estingua. Giù. Capelli ridicoli, colonia scadente. Altri sgherri di Fisk. Sei finito. No, cazzarola. Riparto. Willy ha detto di prendervi la giornata finale, libera. Bene. Parola di scout. Oh, se tu mi devi far fare la combo, la devo fare. Buono. Fatto tutto? Bella lì. La zona ora è tranquilla, capitano. Splendido. Wilson Fisk ha una fonte di reddito in meno con cui pagare gli avvocati. Perfetto. Adesso andiamo. Ho una scarsa copertura. Dovrei cercare altre torri da attivare. So che stiamo facendo. Ehi, hey MJ. Allora, ho fatto spesa. Non vedo l'ora di scoprire cosa riuscirai a inventarti. Arrivo al volo. Preparati ad essere stupita.
Decodifichiamola. Bello sto modo così. Ok. Stiamo è bello lontano MJ però. Vabbè, andiamo. Quanti sono? Perché mi aspettavo che fossero così tanti, onestamente. No. Ok. Turisti presi di starcioli. Da davvero un tour realistico di New York. Ok. Peter! Non crederai mai a cosa è successo. Cosa è successo? Ricordi l'indirizzo che mi hai passato? Ci sono andato. MJ. Lo so, ma... aspetta. Che cos'è? Ascolta. Questo è il posto indicato da Pete. Sono tutti armati. Che succede qui dentro? Quell'ufficio potrebbe contenere qualcosa che colleghi lì a tutto questo. Devo tornare indietro. Eh? Cos'è stato? Chi è l'idiota che ha lasciato la sua roba in giro? Happy, scommetto. Quindi il capo prende soldi da Martin Lee. Ehi, Rick! Il capo vuole dirti due parole, vieni qui! Esatto. Devo entrare in quell'ufficio. Martin Lee, le imprese del... Cosa stanno costruendo? Ci guadagnano tutti. E cosa dovrà farti, Anna? L'hai mai provata?
Dai, vai. Attenzione. Che veicolo può montare gomme simili? Forse era un... Dov'è finita? Credevo di averla posata qui. Che... Fermo! No, oh no. Oh no, 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 no. Dov'è finita? Credevo di averla posata qui. Ho visto qualcosa. Vado a controllare. Non ha intenzione di spostarsi. Devo creare un diversivo. La polvere di lapide fa brutti scherzi. La Madonna, come ha fatto a vedermi dietro gli scatoloni? Dov'è finita? Credevo di averla posata qui. Qualche tipo di attrezzatura militare. L'ufficio, eccolo. Ma sono in pessima compagnia. Ehi, qualcuno ha preso altra birra dopo l'ultimo giro? Ok. Quei barili sembrano importanti. Alchemax. Perché mi suona famiglia? Fa una foto. Che c'è qui dentro? Colpo, che figa Mary Jane. No, andiamo. Lì non la noterà. Raga, ma è Aldo Baglio. Hai ragione, Rick. Non la noterà. Perché sarà sparita. Ho detto che la giusto. E Aldo Baglio che fa il bullo, un po' allenato. Ma vediamo quanto. E anche proiettile. E ora mi serve un saldatore. Non posso mollare ora. Devo entrare in quell'ufficio. Forza. Perfetta. Progetti. Un APC. Stanno costruendo questo bestione per lì. Ma guarda qui. Rilevatori GPS. Come intendi usarli, Tombstone? D'accordo, gente. Ci muoviamo. Prendete l'attrezzatura in ufficio. Devo andare. Ok, vorrei dirti di non farlo più, ma sapendo che non mi darai comunque retta, tieni. Portane qualcuno con te. Forte. Grazie. Sai che Tombstone è matto e quasi invincibile, vero? Tutti hanno un punto debole. Il mio... bolle in pentola proprio ora. Che profumino. Pollo al curry. Tra poco lo servo. Non nei fagottini. Non ti stancherai mai di prendermi in giro? No. La tragedia dei fagottini. Fecero addirittura evacuare l'intero edificio. E la Madonna. I vicini volevano uccidermi. Sì, erano contenti quando ci siamo lasciati.
Già. Ok. Raccontami cosa hai trovato nell'ufficio di lì. Beh, sembra che lì ce l'abbia morte con Norman Osborn. Sì, ma perché? Non ne ho idea. Ma a quanto pare la sua prossima mossa coinvolge il respiro del diavolo, qualunque cosa sia. Già. Vorrà dire che indagherò. Sai, pensavo... A cosa? E se noi formassimo un team? Aspetta, vuoi essere la mia spalla? Una cosa tipo Spider-Girl? Spider-Woman? No. Meglio? Non una spalla. Una partner. Oh. Oh. Non di nuovo. Oh. Ehi, è il tuo sistema anticrimine. Pare sia un'effrazione. Charles Standish. Suona familiare. Oh, è il CFO della Oscorp. Aspetta, non penserai che abbia a che fare con l'Iver? Scusa, il cuoce fuggi. Hai lasciato i vestiti per terra in cucina. No. Dove vuoi che io... Beh, qui va bene, lascia. A dopo. Sì. Però fa un certo effetto, Spider-Punk. Ehi, sono io. Questo curry non è male. Cosa sappiamo sul conto di Charles Standish? Vediamo. Direttore finanziario della Oscorp, nella compagnia... Vabbè, ha un 2 punti di abilità. Single, noto per la sua collezione d'arte. E se possiede un attico in quell'edificio, deve essere piuttosto ricco. Se ha lì alle calcagna, allora c'entra il respiro del diavolo. Vedo di analizzare per bene il file. Fammi sapere se scopri qualcosa. Ho la sensazione che l'attentato al municipio sia solo l'inizio. Quindi siamo partner ora? Perché sembra proprio di sì. Sì, partner! Suona bene! Ok, a dopo, partner. Ok. Facciamoci sta cosa di Harry. Ok, via, vai. Qui devi fare attenzione, Pete. Questa stazione analizza le sostanze chimiche pericolose. In pratica cerchiamo di capire come combatterle nel caso vengano diffuse nell'aria. Sperando che non accada mai. Oh no! Qualcuno è entrato e ha rubato un propellente per razzi ad alta carica esplosiva. E ha rotto il contenitore perché il composto sta colando. A giudicare dalle telecamere è successo da poco. Devo recuperarlo. Gli Spider-Bot sono ancora prototipi, ma questa è l'occasione ideale per un test. Posso usare i sensori per seguire la traccia. Meglio evitare scontri diretti con il ladro. Se facesse cadere l'idrazina, salterebbe in aria mezzo isolato. Ok, piccoletto. Cerchiamo la scia di idrazina e ripuliamo ogni traccia prima che qualcuno si ammali. Figo Spider-Bot. Oltre ad aspirare i residui, il Mini-Me mi sta portando dritto dal ladro. Vola. Per segnare ci passano pure davanti. Si nasconde tra la folla. Devo disperdere gli altri con un'onda subsonica. È innocua, ma insopportabile. Questa roba diventa pericolosa dopo un contatto prolungato. O quando esplode. Forse. Forse no. Veramente che dopo un po' insopportabile. Sta scappando. Devo fermarlo con una ragnatela. Mi ha coperto di ragnatele. Preso. Ora il propellente. Ehi, come andiamo? Fatto. Ora devo riportare il propellente alla stazione. Gli Spider-Bot sono fantastici.
Se abbattessi i costi di produzione potrebbero essermi utili. Andiamo. L'idrazina è di nuovo al suo posto, ho reso la stazione più sicura e ho inviato il video a Yuri per incastrare il ladro. Un lavoro niente male. Questa stazione ha sempre garantito buoni risultati. Non credo che la chiuderanno, soprattutto ora che le sostanze chimiche sono al sicuro. Ok, ciao. Oh, abbiamo un nuovo costume. Ah, quello del wrestler. Beh, mettiamo un po' questo. E abbiamo sbloccato pure altre due cose. Gadget. Via, potenziamo subito. Un nuovo trofeo, bella lì. Vai. Questo facciamo. Lancio d'appoggio potenziato. Bianco mosso perché sennò continua a venire fuori. Ok. Cazzo, è figo anche dietro questo. Una cosa di Black Cat qua. Un'altra telecamera. Sembra proprio Black Cat. Oh, povero ragnetto. So di averti deluso non rigando dritto, ma perché rovinare la perfezione? Eccolo. Ciao, qua. Gap, qui vendono vino pregiato. Sta diversificando gli interessi. Devo anticipare le sue mosse. Che succede? La polizia ha bisogno d'aiuto. Raga, mettiamo un po' il costume classico, dai. Oh, Madonna. Beh, ti è appiccicato al muro. Dentro ce ne saranno altri. Voi restate sicuro. Qualcuno andava di fretta. Sei. Sei ferito? No, sto bene. Ma il signor Standish ha bisogno di te. Quegli uomini mascherati l'hanno catturato e trascinato a casa sua. Vive nell'attico, all'ultimo piano. Ok, aspetta qui. Per fortuna siete qui! Non trovo la mia auto! Credevo di averla parcheggiata a questo piano! Dai! Giù!
Anche te, Beggio, fa la nanna, dai. Si mira. Raga, ma che fissa, dallo specchio si vede. Ma arriva quello grosso, sicuro. Anche voi lavorate qui? Questo edificio prende sul serio la gestione dei parcheggi. Vediamocelo già quello grosso, perché sono rompipalle. Ok. Bella prova. 10 l'impegno. L'ascensore è un suicidio, sanno che sono qui. Ma forse potrei sfruttare il vano ascensore. Dovrei riuscire a raggiungere l'attico da qui. Facinava. Non lo fai eliminare. Sì, provatemi. Vai, cerca, cerca. Sono quasi. Meglio restare nell'ombra. Dai, vieni anche tu giù. Calma. Edificio altino. Porca troia. Sul serio.
ecco Standish. Ok, e ora? Metti la password. Tutto in stealth? Tasso, sba, piedi guda. Sui, piedi guda. Sicuro. Sembra nervoso. Forse dovrei metterlo capo. Raga, per un pelo, raga, mi sgamavano. E l'ha rotto il vaso. Sì, chiama la compagnia. Ok, via libera. Spero che Standish stia bene. Perché è quello con la katana? Bella combo. Cazzo, raga, che combo che ho appena fatto. Ora è sicuro. Cosa cercavano? Solo registri contabili. Sul respiro del diavolo. E tu come dunque, lo sai? Raga, io direi che prendiamo sta missione e poi ci rivediamo domenica. Sono anni che Osborne investe molto denaro, ma mantiene l'assoluto riservo sul progetto. Io sono l'unico a possedere la documentazione. Non più. Alcuni documenti sono stati copiati su un server sicuro. Ricevute di pagamento a un certo dottor Isaac Delaney. Chi è? Non ne so molto. Giù! Oh, merda. Andiamo, andiamo! No, l'ascensore è... Vieni duro!
Comunque questi Quick Time Event ci stanno un botto, raga. E cadi più piano! Preso! Tutto bene? Sì, credo di sì. Ok, ok. Comunque, per essere la tromba di un ascensore non è male. Ehi, hey, Yuri. Stai bene? Sì, ma non ho scoperto niente di che da Standish, perché sono arrivati gli agenti della Sable e si sono messi in mezzo. Che succede? Ho la sensazione che vogliano solo assicurarsi che non parli. Perché sa del respiro del diavolo. Esatto, qualunque cosa sia. A quello sto ancora lavorando, forse una pista. Una pista? Parli come uno sbirro. Vorrei dire come... Spider-Cop. Yuri? Me la sono cercata. Abbastanza, Peter, come sta Standish? È al sicuro. Ok, bene. E i demoni? Erano in cerca di un nome. Hai una penna? Sì, vai. Dottor Isaac Delaney. Ok. Chi è? Cosa vuole? Speravo che me lo dicessi tu. Ci provo, dammi solo... Ah, dimenticavo, hai lasciato da me quel rilevatore di Tombstone. Più tardi lo porto al laboratorio del dottor Octavius. Ti faccio sapere cosa scopro su Delaney. Dai, faccio questa, stacchiamo, ragazzi. Questa stazione raccoglie i dati in eccesso delle altre. Guai a sprecare spazio sui server Oscorp. Dovresti assicurarti che tutto funzioni correttamente, altrimenti il lavoro degli altri laboratori sarebbe inutile. Non c'è abbastanza spazio sul server. Rischia il sovraccarico. Ma se il sistema cancella i dati, Harry perderà tutto. Non posso permetterlo. Ok. Un attimo. La ISU ha un server di backup qui vicino. Nessuno lo usa mai e potrebbe gestire i dati in eccesso. Ma devo riallineare le parabole per stabilire un collegamento. Trovare il ricevitore non è difficile. Devo solo salire fin lì. Ora cerchiamo il prossimo collegamento. Fatto. Devo solo continuare così. Cosa può occupare tanta memoria sui server di Harry? Sembrava una sequenza di DNA. Non capisco cosa c'entri con le stazioni di ricerca. Concentrati, Pete. La priorità è salvare le informazioni sul server. Sono troppo in là, sono andato. Mi sto avvicinando. Oh, ma sei serio? Ormai il server dovrebbe essere vicino. Fatto. Ora posso iniziare a trasferire i dati, se mi sbrigo. Ah, pure. Bella lì. Vediamo. Ottimo. No, spezzata. Vediamo.
Perfetto. Un piccolo passo per un ragno. Funziona. Ho trasferito tutto. Dovremmo essere a posto, sempre che Norman conceda a Harry più spazio sui server. Ma lo farà quando vedrà cosa hanno fatto le stazioni. Perfetto. Tempo di controllare qualcosa per me? Forse, se me lo chiedi, per favore. Su un tetto di Hell's Kitchen è stato notato un contenitore sospetto. Manderei gli artificieri, ma magari è solo il progetto scolastico di qualche ragazzino. Sì, lo so, c'è la crisi, bla bla bla. Quindi? Andresti a controllare, per favore? Ah, le paroline magiche. Spero proprio che si tratti del progetto di qualche studente. Ah, bei tempi quelli. La scuola era molto meno complicata della vita reale. Ok, ragazzuoli, io direi che andremo a controllare domenica sera, ore 21:30, e niente, bella lì.